Look at all you've gone through, all the crazy and the bittersweet too. All the while your heart's on fire, keeping all to you. Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con gli ultimi arrivi. Mi scuso con voi per il mostruoso ritardo di questo mese, ma purtroppo, come vi ho anticipato nelle varie puntate del TG Games, questa è una puntata veramente scarsa, almeno per quanto riguarda il numero dei giochi che vedremo questo mese, perché ho acquistato praticamente solo 6 giochi, cioè non è che li ho acquistati, io ne ho acquistato uno e poi mi sono arrivate le limited che ho acquistato nei mesi scorsi, poi ho acquistato altre limited anche questo mese che arriveranno chissà quando. Non è arrivato niente dal Limited Run e quindi ragazzi questa diventa la puntata con meno giochi da vedere di tutta la storia degli ultimi arrivi, e quindi ragazzi ci aspetta la solita sigla del nostro regista, che come al solito lui aspetta questi giorni per farci questa sigla, quindi vai con la sigla. Ma il nostro regista c'ha una collezione di tutti i generi, di tutti i tipi, ma sempre della stessa canzone. Vabbè ragazzi, non andiamo ad indagare e cominciamo la puntata con il gioco del mese. Almeno un gioco questo mese me lo sono comprato e andiamo a vedere di cosa si tratta, perché faremo anche l'unboxing. Quindi vai con i giochi del mese. Più che i giochi, il gioco, perché questo mese ragazzi usciva il bellissimo Fire Emblem Warriors Three Hopes, il bellissimo picchiaduro in stile Musou ambientato nel mondo di Fire Emblem, distribuito da Nintendo ma prodotto da Koei Tecmo, d'altronde loro sono diciamo i più bravi o i più famosi nella realizzazione dei giochi in stile Musou. Anche questo nuovo capitolo ragazzi si ispira all'ultimo gioco di Fire Emblem, quindi con le stesse casate, gli stessi personaggi. Veramente bello ragazzi, bellissimo, soprattutto è la Collector, che come vedete è gigantesca. Io me l'aspettavo più piccolina, ma all'interno c'è un artbook gigantesco, quindi fra poco andremo a vedere cosa contiene questa Collector. Andiamo a vedere la scatola, perché sul retro ci sono già tutti i contenuti più le solite descrizioni del gioco, e poi abbiamo il davanti che è sicuramente molto bello. Apriamo questa scatola e vediamo che cosa contiene. L'apriamo dalla parte di sopra perché non ci sono sigilli, quindi la possiamo aprire tranquillamente. Già vedo tutti i contenuti messi in modo ordinato e andiamo a toglierli. Vediamo un po' tutto quello che c'è dentro. Vedi, tutto ordinato. Infatti qua in questo scomparto troviamo sia il gioco nella versione fisica diversa dalla versione fisica singola, perché sul retro c'è scritto che insomma non si può vendere separatamente, non ci sono gli stessi codici, però sempre la stessa cosa, non c'è, non è come nella versione italiana la cover con le scritte solo in italiano, ma ci sono le scritte in tutte le lingue, un pochino diversa, sul retro davanti è identico, il gioco è identico. Poi troviamo quest'altra scatolina con scritto Fire Emblem, abbastanza pesantuccia. Andiamo ad aprire, vediamo cosa c'è all'interno di questa scatolina. Mi sembra di vedere delle carte in barca. Infatti ragazzi ci sono le card, tantissime card, cartoline veramente, di tutti i personaggi del gioco, sono veramente tantissime, non ve le faccio vedere tutte, sono tantissime, tutte belle cartoline con sul retro la scritta Fire Emblem, penso che si possano anche spedire, comunque veramente molto bella, una bella collezione di card, tantissime veramente, di Fire Emblem, tutte all'interno di questa scatolina. Andiamo a togliere questo. Qui troviamo lo standardo, che non vado ad aprire perché la scatola è chiusa. Qui c'è praticamente la mappa gigantesca con il mondo di gioco, è fatta di stoffa ed è più o meno grande quanto tutto lo schermo, quindi veramente grande, molto interessante. Poi un'altra scatolina troviamo qui, quindi diciamo che i contenuti ci sono, non sono pochi. Un'altra scatolina che conterrà i personaggi
in una specie di statuine, diciamo, ecco qua, ne prendiamo una perché poi la tengo tutte uguali. Ci abbiamo il personaggio qui che si toglie in plexiglass con il suo c'è il davanti, c'è il dietro e c'è un tipo un poggia personaggio, un piedistallo, vediamo se all'interno. No, non li vedo i piedistalli, forse sono alla fine. Eh sì, sono tutti alla fine, eccoli qua i piedistalli, ragazzi. Qua ci sono i piedistalli, quindi si inserisce il personaggio all'interno del piedistallo. Ah, sono due personaggi diversi, quindi ogni scatola ha due personaggi. Non li vedere tutti, così li completiamo. Lo rimetto nella scatola di cartone, eccolo qua. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personaggi più tutti i piedistalli, insomma. Potevano metterli anche solo un action figure piccolina, sarebbe stato più interessante. Comunque ci hanno messo queste specie di statuine. E poi il pezzo forte, ragazzi, l'hanno inserito qua sotto perché se no sballottolava. Eccolo qui, è l'artbook. Anche qui, ragazzi, però un po' di delusione perché non è un artbook con copertina rigida, copertina mobile. Tra l'altro tutto in celofanato, quindi non lo possiamo aprire, non possiamo nemmeno vedere come è fatto all'interno. E insomma, sull'artbook c'è un po' di delusione, sarebbe stato meglio non metterci queste statuine e fare un artbook con la copertina rigida, magari messo in verticale invece che in orizzontale. Comunque, ragazzi, pazienza. Il gioco, comunque, questa collector l'ho pagata sui 90 euro, l'ho comprata dal sito di GameStop, mi è arrivata giusto in tempo, non è arrivata giorni dopo come al solito, mi è arrivata in tempo. Comunque, bella collector, ragazzi, è ancora disponibile nelle varie store, se la volete prendere. Comunque alla fine per 90 euro non è male come collector, ve la consiglio. Tanti contenuti, gioco molto bello per chi ama i Musou o per chi ama il mondo di Fire Emblem. Tutti gli altri potrebbero anche passare perché magari non è un genere che potrebbe piacere, insomma, agli appassionati di Musou, di picchiaduro o a chi è piaciuto Fire Emblem. E questo, ragazzi, è tutto per quanto riguarda i giochi del mese. Sto già sudando, ragazzi, perché fa caldissimo, però per fortuna che sono pochi e quindi andiamo a vedere. Non ci sono recuperi perché non avevo grandi fondi, quelli che avevo li ho usati per comprare delle limited e quindi non ho preso praticamente niente come recuperi. Non ho preso come al solito nemmeno retro games. Spero che di ricominciare a prendere retro games almeno quando finirò di prendere tutte queste limited per PlayStation 4, stanno diminuendo. Appena diminuiscono anche quelle per Switch, poi magari mi dedicherò solo a retro games, perché su PlayStation 5 prendo solo le collector che mi interessano. Per esempio già quella di God of War non c'è il gioco, quindi mi sa che salto anche quella. E quindi, ragazzi, passiamo direttamente alle limited perché lì ci sono delle cose interessanti, quindi vai con le limited. E ragazzi, tra le limited, per fortuna che mi sono arrivate le limited, perché fino a fine mese non mi era arrivato praticamente nulla, c'era solo Fire Emblem. Poi nella settimana passata mi sono arrivate un po' di limited e ci sono state anche delle fortune, ma contemporaneamente delle sfighe. Cominciamo da Super Rare Games. Super Rare Games mi ha mandato il nuovo triple pack, per fortuna, perché se no non avevamo un granché. Triple pack, quindi ben tre giochi. Di che giochi si tratta? Si tratta dei giochi numero 68, 69 e 70. Il primo è questo qua, si chiama Super Liminal ed è un gioco molto particolare. Infatti è un puzzle game dove praticamente la cosa importante sono le prospettive. Infatti il gioco è tutto poligonale, tra l'altro una bella grafica molto pulita. Ma voi dovrete prendere degli oggetti, metterli in un punto, cambiare la vostra prospettiva e farli diventare degli oggetti da utilizzare per superare degli ostacoli. Insomma, gioco veramente molto particolare, molto divertente. Chi ama i puzzle non dovrebbe farselo sfuggire perché è veramente un bel gioco. Questo è il primo gioco del triple pack, pagato, ragazzi, come al solito, intorno ai 50 euro. E per fortuna, però, questa volta, ragazzi, non ho pagato la dogana, perché come al solito loro il gioco lo mettono 35, poi ti mettono le spedizioni, poi ti mettono le spese doganali già prima e poi te le rifanno pagare di nuovo come spese doganali alla fine. Per fortuna questa volta non ho pagato le spese doganali, ma attenzione, poi ne riparliamo. Il secondo gioco invece del triple pack è questo qui, Rogue Hero Reign of Tassos.
un classico action RPG in stile Diablo, però con una grafica tipo quella di Zelda per Super Nintendo. Infatti è una grafica a 16 bit con visuale dall'alto a volo d'uccello, molto pulita la grafica. Questo genere di giochi non è che mi piace tantissimo, però ragazzi, per chi ama questo genere potrebbe essere interessante. Quindi secondo gioco triple pack, anche questo pagato intorno ai 50 euro, ne è uscito intorno ai 50 euro, in realtà costa 35 sterline, però ripeto, spensione, quello e quell'altro, arriva a costare 50 euro. E il terzo gioco invece è questo qua, Witchwood, che è anche questo un gioco di ruolo, ma un gioco di ruolo più classico, proprio tipo un JRPG, però con una grafica dallo stile veramente molto particolare. Sembrano infatti dei pezzettini di cartone che si muovono in un mondo fatto di cartone, quindi artisticamente è sicuramente molto bello. Classico giocatore di RPG dove dovrete parlare con vari personaggi, risolvere i loro problemi, andare in giro per il mondo combattendo contro i mostri che vengono davanti, potenziare il vostro nemico. Insomma, classico gioco di ruolo, bello, però veramente bello per chi ama questo genere e per chi ama i giochi un po' artistici, un po' diversi dal solito, è sicuramente consigliato. Bel gioco ragazzi, anche questo pagato naturalmente 50 euro. Per fortuna, ripeto, non ho pagato di nuovo le spese doganali e quindi i giochi, diciamo che a 50 euro si possono accettare. Poi passiamo a Nis America, che mi ha mandato un nuovo gioco, una nuova limited. Eccola qua, è la limited di Yuri Kill. Bellissimo gioco, particolare perché è un misto tra un graphic novel in cui dovete parlare ore e ore con i personaggi, risolvere anche vari enigmi stile puzzle game, ma alla fine è uno shooter, anzi è uno sparatutto a scorrimento verticale, è addirittura un bullet hell, quindi con proiettili che arrivano da tutte le parti, boss difficilissimi. Quindi alterna queste fasi di shooter con delle fasi di graphic novel, quindi un gioco molto molto particolare, bellissimo graficamente. Nelle fasi di shooter infatti ha una grafica poligonale molto illuminata, quindi anche questo è molto bello. Questa però è una, diciamo, una sfiga per due motivi. Il primo, perché mi hanno fatto pagare la dogana, in questo caso sì, perché a quanto ho capito sulle scatole gli vanno a mettere il valore del prodotto e quelli delle poste ti fanno pagare un'altra volta la dogana. Io glielo spiego, l'ho già pagata, però non c'è niente da fare, me la fanno ripagare. E quindi ragazzi, pazienza. Seconda sfiga, questo è il tipo di collector che a me non piacciono, perché hanno questa scatola completamente anonima, guardate, non c'è scritto niente, non si sa per che console è, altro poco non c'è manco il titolo, infatti il titolo è qui sopra, e qui sotto c'è scritto qualcosina, qui c'è scritto incollato con un adesivo versione italiana per Nintendo Switch, se no non si capiva niente. Comunque ragazzi, pazienza, la collector mi è costata con le spese doganali di 25 euro intorno agli 80 euro, quindi anche questa non pochina, però il gioco è veramente bello, la limited tra l'altro ha dei bei contenuti, anche qui c'è un poster gigantesco, la colonna sonora, e anche qui sono dei personaggi uguali a quelli, ormai sono diventati di moda questi personaggi fatti su plexiglass in questo modo, a me non piacciono tanto, però pazienza. Bello questa collector. E con questo ragazzi è tutto anche per quanto riguarda le limited. Ce n'è un'altra, ma la andremo a vedere come chicca, tanto faremo anche lì un semi unboxing, perché lo scoprite subito. Vai con la chicca. E la chicca ragazzi ci arriva da Special Reserve Games. Da un bel po' che non arrivano giochi da Special Reserve Games, anche perché, come sapete, lo so che da Special Reserve Games si paga la dogana dopo, non prima, quindi meno male che almeno questa volta lo so. Tra l'altro è di meno perché è costata 15 euro, anzi 14,41, lì costa 25, quindi comunque un po' meglio. Come al solito Special Reserve Games ti manda questa bella scatola dove ci dovrebbe essere disegnato un cane, ma ci hanno attaccato sta adesivo, il cane non si vede, e come vi dicevo prima qua c'è scritto il valore del contenuto e poi loro a penna ti vanno a calcolare, non so come, la dogana, hanno messo 15 euro. Comunque ragazzi, pazienza, facciamo questo mini unboxing della scatolina di Special Reserve Games e andiamo a vedere che cosa mi è arrivato questo mese.
tra l'altro all'interno c'è un adesivino del cagnolino di Special Reserve Games con tutti i soci. C'è questa carta di accompagnamento che dovrebbe essere la fattura, ma non si legge niente. E poi all'interno c'è come al solito il ringraziamento di aver acquistato un gioco in versione fisica. E poi c'è all'interno il bellissimo gioco. Di che gioco si tratta? Si tratta di Death's Door. Death's Door per Nintendo Switch, in questa bellissima scatola, come al solito, con questa... sembra stoffa, non so, usa un materiale molto bello. C'è disegnato il personaggio del gioco, sembra una scatola semi-anonimo, però almeno c'è uno scritto che gioco è. E poi qui c'è questo buchino dove si legge la versione. Questa è la 1971 di 5000, quindi limitatissimo come gioco. E che cos'è questo gioco? È un altro gioco di ruolo in stile Diablo, con grafica poligonale anche qui veramente molto pulita, molto bella. Il protagonista è una cornacchia che gira in questo mondo pieno di strani animali. Inizialmente tra l'altro il mondo è tutto in bianco e nero, poi mano a mano diventerà a colori. Questo ragazzi è un gioco veramente molto bello, ha avuto ottimi risultati sia dalla critica che da chi ci ha giocato. I miei amici mi hanno detto che è veramente bello e va assolutamente provato. Non andrò ad aprire questo, probabilmente mi prenderò una versione digitale, probabilmente per PC, per giocarmelo. E ragazzi, questa è veramente bellissima, come tutte le limited di Special Reserve Games. Qui sotto tanto c'è scritto anche codice a barre, chi ha sviluppato il gioco. Non è completamente anonima come quella che abbiamo visto prima di Yuri Kill, qui c'è qualcosina in più, però anche questa più o meno è semi-anonima, però queste mi piacciono sicuramente di più. E con questo ragazzi è tutto per questa povera puntata degli ultimari. Dimenticavo, questo mi è costato intorno anche questo agli 80 euro con queste spese spedizioni in più. Con questo è veramente tutto ragazzi, ci vediamo venerdì prossimo con la nuova puntata del TG Games Limited e speriamo che a fine mese la puntata degli itinerari sia più ricca. Ho acquistato già qualche recupero, quindi sicuramente sarà un pochino meglio, vediamo che limited mi arrivano e poi se riesco a prendere il gioco del mese prossimo, perché sarà veramente difficile, un altro gioco Nintendo. Però sarà molto difficile perché va preso direttamente dal sito di Nintendo Store. Quindi ragazzi, per ora è tutto e alla prossima ragazzi. Ciao ciao! E cominciamo la puntata vedendo i fantasmi, i personaggi... Con questo ragazzi è tutto per i giochi del me. Sicuramente chi ama i puzzle, fare anche varie enigmi. Ho fatto già qualche... Quindi non è anonima proprio completamente come quella di... Il valore del contenuto e poi appena qua ti vanno a scrivere questo è il valore che devi pagare per la dogana. Vabbè ragazzi, pazienza, ma che cazzo spruzzi? Porco due.